Salerno con voi stasera festeggia un anno di attività ed è diventato in quest'anno un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini salernitani e per la città. Sì, oggi è un anno di attività e di presenza di Salerno con voi al Comune di Salerno. Grazie alla maggioranza di cui facciamo parte siamo riusciti a portare avanti i punti principali del nostro programma, ponendo le basi per quelli che saranno i prossimi 4 anni di attività e di consigliatura. Questo ponendo sempre al centro del nostro progetto politico la persona con i suoi bisogni e le sue necessità. Il movimento di Salerno con voi poi ha attirato anche l'attenzione al di fuori della nostra città e questo ci rende particolarmente orgogliosi e farà sì che il nostro impegno sarà sempre maggiore, individuando anche nuove personalità e professionalità che possano dare un contributo strategico ai nostri territori. In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, Salerno con voi con chi si è schierato? Salerno con voi, in coerenza con la scelta fatta alle scorse amministrative, darà il suo pieno sostegno ai candidati del Partito Democratico con Piero De Luca capolista nella circoscrizione Salerno-Avellino. Questo perché noi crediamo che per essere rappresentati a livello nazionale sono necessari competenza, autorevolezza e sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i candidati del Partito Democratico. Io non vi voglio ringraziare, perché il fatto che il candidato ringrazia gli elettori è un segno di educazione sicuramente, però ripropone uno schema che noi dovremmo un po' ribaltare, perché qui il candidato non è un punto di arrivo, il candidato dovrebbe essere un rappresentante. Il rappresentante, lo dice la parola, è colui che rappresenta, è colui che esercita un incarico, o per dirla in maniera più tecnicamente raffinata, un mandato. E allora, se il candidato è un rappresentante, vuol dire che non è tanto importante il candidato quanto il rispetto del mandato. Che il candidato deve fare quello che gli viene affidato come incarico dai suoi mandanti, cioè dagli elettori. Quindi io non vi ringrazio perché questo crea una separazione, una distanza tra me e voi, no? Come se io fossi qui a ottenere qualcosa da voi, in realtà siete voi che dovete ottenere qualcosa attraverso di me, cioè siete candidati più di me, perché